Vasto incendio nei boschi di Schignano, in azione due elicotteri di un Canadair, evacuate 7 persone. Incontro umano sulla tangenziale con un'auto rubata, arrestato 35enne già ricercato per tentato omicidio. I big della moda a Prato per parlare di sostenibilità all'Anificio Balli, che annuncia assunzioni e investimenti green. Umberto Tozzi chiude in bellezza al Festival Settembre Prato e spettacolo, oltre 1000 spettatori a Villa Guicciardini. Allo stadio Lungo Bisenzio serata biancazzurra con la presentazione di tutte le squadre del Prato. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro TG. Ed è finalmente sotto controllo il maxi incendio a Schignano, ancora in azione due elicotteri ed un Canadair. Sono stati percorsi dalle fiamme 15 ettari di bosco. Le operazioni di bonifica sono tuttora in corso. Sentiamo. È ormai sotto controllo il vasto incendio che si è sviluppato questa mattina nei boschi di Schignano. Le fiamme si sono propagate in una pineta per cause ancora da accertare e si sono rapidamente estese. Sono ancora operativi i due elicotteri della regione, un Canadair che ha attinto acqua dal lago di Bilancino. Sul campo ci sono stati diversi volontari della VAB e del Centro di Scienze Naturali, oltre a una squadra dei vigili del fuoco di Montemurlo, supportata da autobotti provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento volontario di Vaiano. Nel primo pomeriggio si sono svolte le operazioni di spengimento nella parte più bassa, mentre le fiamme si sono propagate a lungo nella parte più alta del bosco, dove la vegetazione era più secca, complice la scarsità di precipitazioni dell'ultimo periodo. Come detto, l'incendio è stato domato e sono in corso le operazioni di bonifica, anche se la presenza del vento rende la situazione ancora pericolosa. Sono intervenuti anche i carabinieri forestali per chiarire le cause dell'incendio. 7 persone sono state fatte allontanare. Guidava contromano sulla tangenziale a bordo di un'auto rubata, protagonista un 35enne cittadino marocchino che nei giorni scorsi, alla vista della polizia municipale, si è dato ad una folle fuga percorrendo contromano la tangenziale all'altezza di Ponte Valli in direzione nord. Solo grazie all'operato degli agenti motociclisti sono stati scongiurati eventuali impatti con altri veicoli. Il conducente ha perso il controllo dell'auto all'altezza dello svincolo con via Montalese, andando a sbattere contro il jersey di cemento posto al margine della carreggiata. Una volta raggiunto, l'uomo ha aggredito a calci e pugni gli agenti, poi, non senza fatica, è stato condotto al comando di Piazza Macelli, dove è emerso che su di lui pendeva già un mandato di cattura per tentato omicidio. In serata è stato condotto presso il carcere della Dogaia. Oltre 250 ospiti da tutta Italia sono intervenuti oggi all'evento For Sustainability nel complesso produttivo del Fabbricone. Il lanificio Balli, che ha promosso l'iniziativa, annuncia nuove assunzioni ed investimenti per migliorare le proprie performance energetiche e ambientali. Vediamo. Fare squadra per la sostenibilità è il principio ispiratore dell'evento For Sustainability promosso dall'anificio Fratelli Balli all'interno del proprio stabilimento produttivo, lo storico Fabbricone di Prato, in collaborazione con Process Factory. I rappresentanti dei brand della moda nazionale e internazionale, assieme alle aziende dei distretti tessili di tutta Italia, si sono confrontati oggi con ricercatori, docenti universitari e esperti di sostenibilità su temi quali la misurazione di impatto ambientale e trasparenza della filiera, l'applicazione diffusa del passaporto digitale di prodotto e le trasformazioni innescate da modifiche legislative e di mercato, con i consumatori sempre più attenti e sensibili alle tematiche green. Sono ad oggi domande più destrutturate, quindi da dove viene, dove è stato prodotto, quali cicli sono stati usati, prodotti chimici di determinate appartenenti a determinate categorie, quali materiali, l'animal welfare è riciclato, quindi sono domande ad oggi ancora non così scientifiche. Validate, però la sensibilità sta aumentando, tanto è vero che oggi brand che abbiano incluso nelle proprie strategie temi come quelli che abbiamo appena nominato sono
tantissimi. Nello stabilimento del Fabbricone, realtà che dal 1889 si intreccia con la storia del distretto laniero, il lanificio Fratelli Balli, che oggi conta un centinaio di dipendenti e ha al proprio interno tessitura, rifinizione e tintoria, ha avviato una serie di investimenti previsti dal piano industriale proprio nell'ottica di ridurre i consumi energetici e l'impronta ambientale del ciclo produttivo. Un investimento importante da un punto di vista produttivo, sia da un punto di vista della nuove caldaie a vapore che abbiamo inserito e quindi ci permetteranno, e quindi rimane sul tema della sostenibilità, dell'efficientamento e del risparmio di CO2, no? Che è uno degli argomenti veramente fondamentali dei prossimi anni. E quindi per quanto riguarda le caldaie. L'altro aspetto importante riguarda l'investimento sul cogeneratore che ci permette di risparmiare e di avere veramente un efficientamento anche rispetto al tema dell'energia, no? Della corrente. E un altro aspetto importante su cui in realtà teniamo molto è anche quello del ricircolo e ricambio dell'acqua e dell'utilizzo delle caldaie appunto per il vapore. Questo permetterà un risparmio enorme, già lo sta permettendo a livello della tintoria e del ciclo produttivo per quanto riguarda l'acqua. Adesso la cronaca. Prima hanno, durante un controllo, lo hanno trovato in possesso di due panetti di hashish da un etto ciascuno che aveva nelle tasche dei pantaloni. Poi nel garage da cui è stato visto uscire poco prima hanno trovato altri 8,5 kg di hashish nascosti in un congelatore. È così che un 25enne pratese è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. È arrestato anche un 52enne di Calenzano, proprietario del garage dove c'era il congelatore contenente gli 8,5 kg di hashish. Ci spostiamo a Vaiano, alla Villa del Mulinaccio. Sabato 23 settembre si terrà un'asta per raccogliere fondi a favore della popolazione dell'Emilia-Romagna colpita dall'alluvione. Saranno battute 80 opere realizzate da una cinquantina di artisti. 80 opere donate da una cinquantina di artisti e un battitore d'eccezione, Walter Santillo, sono le colonne portanti dell'iniziativa promossa dai comuni di Prato e Vaiano, dalla provincia di Prato, dal Comitato Pro Emergenze, dalla Protezione Civile e dall'Associazione Rinnoviamo il Villaggio e coordinata dall'Associazione Culturale Scheda. L'asta benefica per l'Emilia Romagna, sabato 23 settembre, alla Villa Il Mulinaccio, offrirà la possibilità di acquistare un'opera e al tempo stesso aiutare le popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione dello scorso maggio. Si tratta di un'iniziativa, una manifestazione molto importante perché ovviamente ha al centro la solidarietà, ha al centro il sostegno nei confronti delle popolazioni dell'Emilia Romagna che sono state colpite ovviamente dall'alluvione. Abbiamo tutti negli occhi le scene di quei giorni, abbiamo ovviamente negli occhi le difficoltà, le vittime, i danni che quelle popolazioni hanno purtroppo subito e quindi ci sembra doveroso da parte nostra aiutarle e con questa iniziativa insomma possiamo porci questo obiettivo in modo davvero concreto. Le opere donate dagli artisti sono già visitabili fino al 18 settembre a Prato nella Sala Biagi di Palazzo Buonamici. Il 21 e 22 settembre la mostra si sposta alla Villa del Mulinaccio, dove poi il 23 alle 17 avrà inizio l'asta. Noi siamo onorati di poter ospitare questa asta benefica che è stata organizzata con la collaborazione del Comune di Vaiano, il patrocini della provincia di Prato, del Comune di Prato, del Comitato Pro Emergenze e molti altri partner che si sono uniti in questo obiettivo, in questo intento, cercare di raggiungere un importo cospicuo da donare alle popolazioni che sono state colpite così pesantemente dagli eventi in Emilia-Romagna. Alla vigilia del primo giorno di scuola, l'Istituto Marconi questa mattina ha deciso di portare il corpo docenti in visita a Barbiana. Ad accompagnare il gruppo, composto da 65 insegnanti e una parte del personale ATA, c'era anche il vescovo Giovanni Nerbini, invitato a partecipare dal preside Paolo Cipriani. Si è trattato di un momento di ritiro, una sorta di pellegrinaggio laico sulle orme di Don Lorenzo Milani e della sua idea di scuola. Il vescovo, con un passato da maestro elementare prima del suo ingresso in seminario, ha tenuto una riflessione sulla scuola inclusiva e sull'importanza del rapporto tra docenti e studenti. La visita guidata a Barbiana si inserisce all'interno di un ciclo formativo organizzato dall'Istituto Marconi e intitolato Parole di scuola, dedicato al dialogo tra generazioni diverse.
Umberto Tozzi a Villa Guicciardini per l'ultimo concerto del settembre. Oltre 1000 persone presenti per l'ultima serata sold out del festival. Oltre 1000 persone per l'ultimo live del cartellone 2023 del settembre, a chiudere in grande stile il cantante Umberto Tozzi che con il suo tour Gloria Forever ha fatto tappa a Villa Guicciardini. Hit intramontabili e pezzi più recenti hanno portato il pubblico dei fan a riassaporare le atmosfere di un tempo, immancabile anche il brano Gloria che ha chiuso la performance. Cala dunque il sipario su un'edizione che gli organizzatori promuovono a pieni voti. Chiudiamo in bellezza stasera in questo luogo splendido come la Villa Guicciardini con un artista straordinario come Umberto Tozzi e ci fa piacere chiudere il festival con un concerto da tutto esaurito. Questa edizione ne ha avuti praticamente tre, Articolo 31, Panariello e Masini e quello di stasera, quindi insomma siamo molto soddisfatti per come è andata, per come ha partecipato il pubblico, siamo insomma molto felici di aver dato il nostro contributo. Spettacoli e 5 rassegne con uno sguardo attento al teatro civile, i temi ambientalisti e l'attualità. È il cartellone di Politeama Educational che andrà avanti fino al prossimo marzo. È ispirato a Italo Calvino nel centenario della sua nascita, il cartellone di Politeama Educational, la rassegna che il Politeama dedica ai più giovani, ma non solo. Da settembre a marzo un'intera sezione della stagione principale è dedicata ai bambini e alle famiglie, agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con un'offerta mirata per le nuove generazioni di spettatori. 30 spettacoli e 5 rassegne con uno sguardo attento sul teatro civile, i temi ambientalisti e l'attualità, come l'intelligenza artificiale del mostro Frankenstein, in una coproduzione inedita targata Politeama e compagnia TPO. Da Calvino a Shakespeare, passando per Mary Shelley, all'interno del ciclo capolavori dietro le quinte. E noi pensiamo che il teatro possa essere un grandissimo alleato di tutti coloro che si preoccupano della formazione, della prevenzione, della crescita armoniosa dei giovani e delle nuove generazioni. Più teatro a scuola, più scuola a teatro, ci pare una ricetta molto importante, più di quelle repressive, diciamo, per aiutare davvero a crescere in maniera sensibile, in maniera giusta. La stagione è patrocinata dal Comune di Prato con la sponsorizzazione della Signo SRL, proprietaria dei supermercati Conad di Prato. Qualcosa che alcuni anni fa questo teatro non era in grado di organizzare e di produrre ed oggi, grazie allo sforzo del Consiglio di Amministrazione e della sua Presidente, è in grado invece di portare all'attenzione del pubblico da 0 a 99 anni per un arricchimento complessivo dello spettacolo dal vivo e del teatro per tutta la città. I giovani e il nostro futuro sono coloro che si spera che ci aiutino a vivere meglio e quindi bisogna investire per prepararli culturalmente a cercare di crearci un futuro migliore. Giallo di sera, la letteratura d'intrattenimento come strumento formativo, è il titolo dell'iniziativa che si è tenuto ieri sera a Palazzo Banci Buonamici, che ha visto come protagonisti il giornalista e scrittore Gigi Paoli e la scrittrice Laura Nardi. L'incontro, organizzato dall'Associazione Culturale Prospettive, è stato moderato da Giancarlo Gisonni, caporedattore di TV Prato. Com'è cambiato negli anni il genere giallo? A questa e ad altre domande hanno risposto Paoli e Nardi, partendo dalla loro esperienza personale di scrittori. Gigi Paoli ha ottenuto importanti successi con i suoi 6 libri pubblicati per Giunti. L'ultimo, La voce del buio, è stato pubblicato nel giugno scorso. Ad ottobre invece uscirà il nuovo libro di Laura Nardi, il quinto intitolato Luna di notte ed ambientato stavolta a Prato. Fino a domenica 17 settembre torna l'appuntamento con il mercato europeo in Piazza Duomo. 40 stand enogastronomici e dell'artigianato. Oggi il taglio del nastro della manifestazione targata Confesercenti.
In Piazza Duomo torna il mercato europeo, protagonista il cibo di strada con le sue prelibatezze da paesi europei ed extraeuropei. Quest'anno qualche novità, l'aumento prima di tutto dei banchi e degli stand gastronomici, ma anche la presenza delle tovaglie provenzali, delle birre scozzesi e anche del Banco del Messico. C'è anche lo stand del cibo greco qua al mercato europeo, allora quali specialità proponete? Io penso che tutti sono buone, tutte le pite, ma la pita greca è la più buona, quella proprio greca con lo yogurt, tutte quelle cose belle. Come si prepara la perfetta pita greca? Pomodoro, cipolla, insalata, lo yogurt, pollo, maiale. Abbiamo portato la nostra specialità indiana, stiamo venendo a Prato da qua di 5-6 anni. Il piatto simbolo di questo stand? Simbolo diciamo tanto per fritto di gente di qua che mangiano pollo a curry o chicken masala, che è molto gustoso e bello speziato, non è piccante, piccante sempre a richiesta. Tutti i paesi, ma la Romania, poi pure ci siamo tanti rumeni in giro. Dal prossimo anno ci vuole, ci dica subito una ricetta romena che non dovrebbe mancare. Sarmale. Che cos'è? È un involtino con un cavolo macinato. E invece cosa avete assaggiato oggi? Salsiccia polacca, perché è lo stesso come la rumena, però ce l'ha un po' di sapore diverso da noi. Le novità sono innanzitutto l'aumento e l'interesse che c'è intorno a questo mercato, perché quest'anno abbiamo aumentato 10 banchi e quest'anno abbiamo dei banchi del Messico e dell'Argentina, per cui per noi è dire uscire da quelli che sono confini dell'Europa, quindi c'è un interesse che a noi fa piacere. Ovviamente è un settembre ricco veramente in maniera importante di tanti eventi. Il mercato europeo è una tradizione ormai da tanti anni nella nostra città. Quest'anno appunto domani, fin da domani, insomma dalla prossima settimana a pieno regime, proprio a pochi metri da qui entrerà il Dagomari nell'ex Stella d'Italia, l'accoglieranno il mercato europeo, ma comunque già questa è una bellissima notizia, credo che sia la direzione giusta. E adesso la pagina sportiva, parliamo di calcio, dai più piccoli alla prima squadra. Ieri sera allo stadio Lungo Bisenzio di Prato ha presentato squadre, staff tecnici e dirigenziali di tutte le sue formazioni. Vediamo il Prato. Orgoglio, passione, senso di appartenenza e speranza, perché quella non manca mai. Sono i sentimenti che si respiravano ieri a Lungo Bisenzio durante la presentazione di tutte le squadre dell'AC Prato, dalla scuola calcio passando per il settore giovanile fino alla prima squadra e lo staff tecnico e dirigenziale. Una presentazione alla quale hanno assistito centinaia tra tifosi, appassionati e parenti di tanti bambini che sono stati tra i protagonisti della serata. E proprio i più giovani, coordinati dai ragazzi della curva, hanno dato vita ad una coreografia simbolica, formando il fiordaliso, simbolo del Prato, e sventolando bandiere sulle note dell'inno della squadra. La chiusura è stata affidata alla prima squadra impegnata nel campionato di Serie D e che domenica giocherà la prima in casa con la Ravenna. La stagione non è iniziata nel migliore dei modi, con due sconfitte tra campionato e coppa, tanto nervosismo, la risoluzione consensuale col tecnico Brando. Eppure ancora una volta tifosi appassionati ieri non hanno fatto mancare la loro presenza e il loro sostegno, perché, come si diceva in apertura, la speranza, che è quella di riuscire ad essere finalmente protagonisti, non manca mai. Come ho detto più di una volta, io sono un semplice gestore, diciamo finanziatore di una cosa pubblica, che è la squadra di calcio, che è di proprietà della città e dei suoi tifosi. E detto questo, oggi non è la presentazione solo della prima squadra, è una manifestazione diversa, perché alla riuscita di questa manifestazione ha partecipato la curva, hanno partecipato delle associazioni, i tifosi, i ragazzi della scuola calcio, gli allenatori della scuola calcio, anche se con i meccanismi ancora da rodare, i giocatori ci sono. Adesso bisogna mettere in campo nel miglior modo possibile e fare il miglior campionato possibile. Direi che sui risultati mi piacerebbe aggiornarci a gennaio, dicendo che siamo
tra le prime squadre e poter fare un mercato di invernale importante per provare ad essere ancora più su. Vediamo quello che succede. Tanto pubblico per la presentazione delle squadre del Coiano Santa Lucia Prato Social Club, che avranno fasce speciali per i propri capitani. Vediamo. Colori ed emozioni. Campo sportivo Vittorio Rossi di Santa Lucia vestito a festa e tribune gremite in ogni ordine di posto per la presentazione di tutte le squadre del Coiano Santa Lucia Prato Social Club. La formazione pratese, che ha dato i natali calcistici a Paolo Rossi, Bobo Vieri e Alino Diamanti, è attesa da una stagione di conferme, con la prima squadra al debutto nel campionato di prima categoria e la formazione giovanissimi pronta a cimentarsi nel campionato regionale elite. Cercare di essere competitivi laddove i campionati lo richiedano e quindi nella parte, diciamo, dei campionati dei dilettanti e del settore giovanile, e di fare un buon lavoro in ordine alla formazione sportiva e non solo per quanto attiene la scuola calcio. Credo che alla fine questo mix in qualche modo l'abbiamo trovato, è un equilibrio difficile da raggiungere, ma che ogni anno in qualche modo proviamo a realizzare sempre meglio, cercando di fare sempre più un passo avanti. Il Coiano Santa Lucia Prato Social Club si conferma anche sempre pronto a recepire iniziative di sensibilizzazione. In questo senso, tutti i capitani delle squadre del sodalizio pratese indosseranno la prossima stagione una speciale fascia, nella quale, in collaborazione con l'associazione Lanara, viene condannata fortemente la violenza sulla donna. Un'iniziativa davvero lodevole in una società che punta fortemente anche sul settore femminile, con la prima squadra che sarà al via del prossimo campionato di eccellenza. Questa è una festa del calcio, tutti gli anni a Coiano è veramente un evento importante quello che organizzano, è un po' uno spot del calcio giovanile dilettantistico. Una società come Coiano riesce bene a coniugare i risultati, quindi la qualità, con i numeri, che sono numeri importanti, con tante squadre, con tanti ragazzi. E io penso sia veramente un fiore all'occhiello per il nostro territorio, per la nostra provincia, una realtà come questa. Gli impianti li avete visti, li vediamo, sono impianti all'altezza di quelle che sono le aspettative dei ragazzi che vengono a giocare. La società è ben strutturata, sicuramente è uscita rafforzata dalla fusione con il Prato Social Club. Il Coiano Santa Lucia Prato Social Club rilancia e sogna un'altra stagione da protagonista. A Prato parte il nuovo corso per diventare arbitro di calcio. Ce ne parla Stefano De Biase. I numeri sono in crescita e la sezione sta abbassando l'età media anche grazie al boom di associati dell'anno passato. Di arbitri sui campi da calcio della provincia, sia di settore giovanile che di quello dilettanti, c'è però sempre più bisogno, anche perché ci sono almeno 70 partite ogni weekend da settembre a maggio da coprire. Da qui la decisione dell'AIA di Prato, la locale associazione degli arbitri, di aprirsi sempre di più alla città e ai comuni limitrofi dell'area metropolitana, su tutti Calenzano, Campi e Sesto Fiorentino, organizzando anche quest'autunno il nuovo corso per diventare arbitro di calcio. Abbiamo avuto un numero crescente durante le ultime stagioni, con un exploit più che positivo lo scorso anno, e vogliamo continuare questo trend perché abbiamo bisogno di nuove risorse, soprattutto giovani, per aumentare la qualità del servizio che dobbiamo fornire alle società della provincia pratese. La presentazione si terrà martedì 26 settembre negli spazi della sezione in via Roma 83/A a Prato, mentre il corso vero e proprio inizierà la prima settimana di ottobre. Si tratta di circa due lezioni a settimana fino a fine novembre, con orario 19:30-21. Il corso è aperto a ragazzi e ragazze dai 14 ai 40 anni, con la possibilità per gli under 19 di effettuare il doppio tesseramento, cioè di essere sia calciatori che arbitri. Spero di poter accogliere anche ragazzi provenienti dai comuni limitrofi, e soprattutto spero di avere anche doppi tesserati, perché a fronte di un aumento del limite d'età ai 19 anni, indubbiamente chi proviene dal calcio ha più facilità di ambientamento in questo mondo, direi, fantastico. La sezione di Prato oggi conta su 187 arbitri associati, dei quali 109 effettivi, compresi anche quelli che militano in categorie nazionali. In crescita anche la componente femminile della sezione, che al momento conta su 12 associate. E alla fine del corso
del completamento di questa nuova avventura per questi ragazzi, affronteranno l'esame sia scritto, un quiz, sia orale. Poi ci sarà anche una prova atletica per testarli direttamente sul campo. E adesso è giunto il momento di scoprire insieme gli appuntamenti previsti per domani a Prato e dintorni con la nostra agenda. Domani, venerdì 15 settembre alle 21.30 in Piazza del Mercato Nuovo, Metempsicosi Tour, serata con 6 DJ. Da venerdì 15 a domenica 17 settembre, dalle 19 a Poggio a Caiano, assedio alla villa, iniziative varie, rievocazione storica del matrimonio di Giovanna d'Austria con Francesco I de' Medici, arrivo della principessa in carrozza, vino dalla fontana del Mascherone, spettacoli e animazione in tema. Fino a domenica 17 settembre, dalle 10 alle 24, in Piazza Duomo, un mercato europeo con circa 40 stand gastronomici e artigianali. Fino a domenica 17 settembre, dalle 16 in Viale Marconi, Luna Park, giostre, attrazioni e banchi alimentari. Fino a domenica 17 settembre, in Piazza della Pieve a Iolo, Iolo in Festa, tutte le sere stand gastronomici, domani sera spettacolo di Filippo Moretti. Fino a domenica 17 settembre, dalle 20 alla Briglia, Festa dei Rioni, iniziative varie. Domani serata dedicata ai festeggiamenti dei 40 più 1 anni della Spola d'Oro e presentazione dell'ultimo libro di Giuliano Scabia, Dialoghi segreti di paesi. E con l'agenda termina per questa sera il nostro TG. Vi lasciamo al meteo a cura del Consorzio Lamma. A tutti voi una buona serata da Maddalena Ciambellotti e da tutto lo staff di TV Prato. Arrivederci. Purtroppo questo non succede solo nei film, ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è, affidati a veri professionisti. Prato Allarmi, una sicurezza da Oscar. Era un colpo perfetto, avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi, con Pratopol. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Costruzioni, da 35 anni, lavori chiave in mano, fatti, non parole. Una buona serata a tutti, la situazione prevista per le ore centrali di domani vedrà la presenza di un campo di alta pressione sull'Europa centrale e il Mediterraneo centrale, mentre infiltrazioni di aria fresca dovute alla perturbazione temporalesca presente sul Mediterraneo occidentale porterà un po' di stabilità anche sulla nostra penisola. Andiamo a vedere la previsione per domani, cielo poco nuvoloso in mattinata, qualche nube in più sulla costa e sull'arcipelago, venti deboli meridionali. Poi nel pomeriggio un po' di stabilità sulle zone interne, in particolare sui rilievi e sulle zone prossime al Monte Amiata. Per quanto riguarda le temperature saranno su valori stazionari. Un peggioramento, un modesto peggioramento del tempo è atteso per sabato, in mattinata qualche nube in più sulle zone più occidentali, su quelle costiere e l'arcipelago, dove sono attese anche delle deboli piogge. Poi nel pomeriggio l'instabilità riguarderà
quasi tutte le zone settentrionali, porterà dei rovesci e dei temporali a carattere sparso. I venti saranno di scirocco, tenderanno a rinforzare, con mari che tenderanno a divenire mossi. Bene, è tutto, vi ringrazio dell'attenzione e una buona serata.